ma da quando mi sono insediato al Senato della Repubblica. È il cavallo di battaglia del ministro delle Infrastrutture, di Matteo Salvini, e si inizia a parlare di ponte da inizio legislatura. Quindi dico che sono un folle, potrebbe dire, inizio legislatura, realizzeremo il ponte per poi arrivare a fine legislatura, dove dobbiamo rendere conto del nostro operato ai cittadini per avere la loro fiducia, e quindi sono un folle, potrebbe dire, facciamo il ponte e poi a fine legislatura il ponte non c'è. Qual è la differenza rispetto al governo Berlusconi, al governo di allora? Il ponte, io soltanto una cosa voglio chiarire e poi vado dunque. Il ponte non è mai stato una promessa elettorale, questo è importante, perché Berlusconi cominciò da zero e poi finì la legislatura. E quindi poi arrivò quella sciagura del governo Monti, ogni volta ripeto sempre la stessa cosa, che con 5 minuti di seduta di Consiglio Ministri azzerò 5 anni di lavoro. La differenza oggi è che non partiamo da zero. Significa che, così come abbiamo detto, i lavori inizieranno entro il 2024. Poco cambia se iniziano a giugno, luglio, o ottobre, novembre o addirittura a dicembre. Per noi non cambia nulla. La legislatura finisce fra 3 anni. Quindi quando si inizia, quando si parte, con i cantieri, si dovrà partire bene. Quindi se dobbiamo prendere 30 giorni piuttosto che 120, 120 piuttosto che 30, per rispondere alle osservazioni, la società scritto di Messina dovrà rispondere a quelle osservazioni, attenzione, che sono osservazioni, non criticità, sia quelle 68 del Comitato Tecnico Scientifico, sia le 239 della Via Pass. Ci vuole il tempo giusto per rispondere alle osservazioni e quando tutto sarà chiaro si potrà partire. Ciò significa che noi a fine legislatura, a fine di questa legislatura, avremo già 3 anni di cantiere alle spalle. Non mi voglio soffermare diciamo, sugli effetti, sulla bontà di quello che rappresenta il ponte, sugli effetti positivi che il ponte avrà per tutta l'intera Sicilia, non soltanto per Messina e di Casa Giovanni, perché ne parliamo da un anno e continueremo a parlarne per altri anni. Ma oggi voglio chiarire alcuni aspetti, ci sono alcuni punti da chiarire, perché purtroppo mi sono reso conto che c'è una scarsissima comunicazione e di questo io non me ne posso prendere la responsabilità. Io anzi sono in trincea con le pagine dei social a rispondere, a cercare di rispondere a tutti i cittadini che in maniera garbata mi fanno delle domande, a quelli che non lo fanno in maniera garbata rimando a quel paese. Il ponte per noi è una, se oggi non c'è ancora il ponte, è soltanto una questione ideologica. Il centrodestra l'ha sempre voluto, il centrosinistra non l'ha mai voluto e non lo vorrà mai. Quali sono i punti da chiarire? Perché ancora c'è gente che mi ferma per la strada e mi chiede: ma si farà questo ponte? Se mi fanno, io non capisco perché io devo avere questa consapevolezza, questa certezza che il ponte si fa, e ci sono dei cittadini messinesi che hanno legittime preoccupazioni per la durata dei cantieri, per il fatto dei cantieri, che non sono convinti, che ancora non sanno, che hanno dei dubbi se questo ponte si fa o meno. E allora ci siamo fermati un attimo. I punti quali sono? Esiste un progetto definitivo approvato? Sì, esiste un progetto definitivo ed è stato approvato. È stato approvato quando? Il progetto definitivo è stato approvato il 15 febbraio 2024 dal Comitato Tecnico Scientifico e dalla stazione appaltante, dallo Stretto di Messina, secondo la normativa vigente. Che significa che il progetto definitivo approvato il 15 febbraio non ha più bisogno di altra approvazione tecnica. Non ha bisogno di altra approvazione tecnica. Sugli aspetti giuridici, poi l'avvocato dirà qualche cosa su questo. Il ponte è legge di Stato. Il ponte è legge di Stato con decreto del 31 marzo 2023, numero 35, approvato dalla Camera dei Deputati il 16 maggio 2023 e approvato dal Senato della Repubblica, e io mi onoro di essere stato il relatore di questo decreto legge, il 24 maggio 2023, con legge numero 5823 del 26 maggio 2023, Gazzetta Ufficiale numero 125 del 30 maggio 2023. Forse sto dicendo cose che magari voi giornalisti sapete, ma i cittadini non le sanno ancora.
osservazioni, non criticità, sono quelle della valutazione di impatto ambientale. È in corso la valutazione di impatto ambientale, è in corso la conferenza dei servizi presso il MASE. Il MASE è il Ministero dell'Ambiente, per l'ottenimento della valutazione di impatto ambientale secondo la normativa vigente. Tempo di legge 90 giorni. Entro 90 giorni si dovrà rispondere a queste osservazioni che non sono criticità. È stata richiesta l'interruzione di 120 giorni da parte della Stretto di Messina per rispondere esaurientemente alle 239 osservazioni, che potrebbero sembrare tante, ma per l'opera ingegneristica più importante del secolo potrebbero essere anche poche, visto che un'opera qualsiasi mediamente ne ha 50, 60. Al MIT, al Ministero dei Trasporti, sono attribuite le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica operativa sulla società in house Stretto di Messina, SPA, in ordine alle attività oggetto di concessione, e quindi sostenere che il progetto è all'interno di una concessione statale è assolutamente corretto. Ci sono alcuni soggetti in particolare, tra cui Sumaoro e Bonelli. Bonelli Sumaoro, che stanno sostenendo che il progetto non tiene conto delle faglie, che non tiene conto dei terremoti e della intensità del vento. Anche un ingegnere in pensione che si chiama Risitano, che continua a dire